essere lui a sessione a carico. Quindi questi sono bambini, ragazzi, se non si offendono, ragazzi, di seconda e di terza media. Questa è l'orchestra, diciamo, io la considero ancora quella, che è appena uscita dall'anno scolastico precedente. I ragazzi di terza sono quelli che si sono iscritti appena al liceo, alla scuola media superiore, e gli altri sono quelli di ex seconda che faranno la terza, perché l'orchestra è costituita da seconda, ragazzi di seconda e terza media, mentre i ragazzi di prima, quelli che verranno, il primo anno è proprio un fatto di laboratorio da un punto di vista artigianale, devono imparare proprio l'approccio con lo strumento per poi riuscire a fare queste cose qua. Dice, ma questi pezzi sono difficili, sì, ma si fanno. Punto, non c'è niente da fare. Devono suonare e suonano. Cioè, la musica si fa, non si parla, si discute d'altro, ma la musica si fa, si suona, bisogna ascoltarlo e farlo uscire dalle stanze del chiuso. Quindi un applauso ancora a questi splendidi ragazzi.
Allora, il secondo brano, ecco, come diceva Lidio, tra l'altro ci tengo a sottolineare, ma poi ne parlerò ancora meglio durante il concerto. Qua vedrete due persone che si alternano a dirigere il traffico, perché non è che dirigiamo proprio, diciamo stiamo qui a fare un pochettino di cose, insomma, loro ci servono, e sono io e il professor Domenico Crullo. Ma qua, per arrivare a questo, cioè, adesso, non è che voglio dire, se chiamo qualcuno di voi a dirigere, questi sono lo stesso, cioè, no? Possiamo anche andarci, facciamo finta di fare queste storie. Perché? Perché però? Perché c'è tutto un percorso lunghissimo, non così, diciamo, questo è un percorso triennale inserito all'interno di un'istituzione, non come un laboratorio di 20 ore, 30 ore, 40 ore, ma è una cosa bella che lo, diciamo, la politica, lo Stato, una volta tanto si è inventato per bene una trentina di anni fa, cioè l'istituzione della musica come uno strumento nella scuola di base. Se questo viene fatto su tutto il territorio nazionale sarebbe una meraviglia assoluta, invece stanno solamente un migliaio di scuole che hanno questa cosa qua, rispetto a 8.000 scuole di scuola media che stanno in Italia, invece solo un migliaio ce ne stanno, quindi siamo ancora una piccola goccia, invece infatti non tutti dicono ma che è questa scuola media di musica? Questa è la scuola media di musica, cioè si fa musica nella scuola. Adesso ascoltiamo un brano bellissimo di un compositore che ha vinto un Oscar con questo pezzo, si chiama Ryuichi Sakamoto, è un compositore giapponese ma che è vissuto molto negli Stati Uniti, e questa è la colonna sonora di un bellissimo film, come si chiama? Scusate, però io, è vero, dicevo Pasquale, non mi ascolto perché hai detto Pasquale, devo venire a casa tua, allo studio mi devi fare una cura. Merry Christmas, Mr. Bob. Allora, seppur l'inglese, quindi io parlo solo italiano e dialetto, il resto non conosco niente. Quindi andiamo avanti, vai con questo brano che non lo so come si chiama. Buon ascolto!
Allora, ecco, questo è un brano tratto dalla serie. Vediamo un pochettino dalle colonne, dalla colonna sonora. Adesso il terzo brano è un brano che appartiene al repertorio di musica classica. È un altro valzer, ma questo è molto 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 famoso perché è utilizzato in diverse colonne sonore per chi è appassionato di cinema o anche in qualche pubblicità, perché molto spesso anche la pubblicità pesca nella musica classica. Parlo di un compositore grandissimo, russo, Shostakovich, che ha scritto questa sequenza di brani ispirandosi, diciamo, al mondo del jazz americano, facendo una suite. Questa è la suite numero 2, cioè il valzer numero 2 di una suite jazz che lui ha chiamato in questa maniera. Ma dalle prime note capirete di che pezzo si tratta.
Dai, questa cosa è troppo bella, di più! In maniera originale, nella partitura originale, in base al numero 2 di Sostakovich. Grazie, grazie assai. Allora, andiamo avanti con un altro brano che non mi ricordo. No, ragazzi, devo prendere gli appunti, se no... Ah, Maria Ave. No, non dobbiamo fare le preghiere. Allora, si chiama Ave Maria questo brano. È un brano, è un gioiellino, un gioiello veramente. Scritto da composto da un grandissimo compositore argentino, ma di origini pugliesi, che è Astor Piazzolla, del quale abbiamo ascoltato sempre di per tango, tanghi, tango, e sono la sua specialità. Questo non è un tango, infatti non lo riconoscerete come autore di questo brano, è un gioiello di brano, è una poesia, si intitola proprio Ave Maria.